Le bottiglie in PET raccolte vengono trasportate in un centro di cernita, di cui solo il 10% come materiale sfuso, il 90% sotto forma di balle pressate. Le balle di PET vengono aperte e le singole bottiglie vengono convogliate su un nastro trasportatore. Con un magnete viene effettuata la cernita delle parti metalliche. Le parti metalliche non magnetiche, per esempio le lattine d'alluminio, vengono espulse alla fine con un getto d'aria. Nel separatore balistico, le parti piccole cadono passando attraverso una griglia. Le parti larghe, come ad esempio le pellicole, si spostano lentamente verso l'alto. Le bottiglie rotolano verso il basso e proseguono il proprio cammino verso la cernita elettronica. Nella cernita meccanica vengono riconosciuti il tipo di materiale e il colore di una bottiglia. A seconda del tipo, la bottiglia viene spinta da un getto d'aria verso la rispettiva cernita. Questo passaggio viene ripetuto più volte fino a quando le bottiglie non sono state suddivise in bottiglie trasparenti, azzurre, verdi e multicolore. Per consentire la produzione di nuove bottiglie per bevande in PET utilizzando bottiglie in PET usate, il grado di purezza delle bottiglie sottoposte a cernita deve superare il 99,9%. Solo così soddisfano i severi requisiti fissati dall'Ufficio Federale della Sicurezza Alimentare e di Veterinaria. Siccome con la cernita meccanica non vengono rimossi tutti i materiali non compatibili, le bottiglie per bevande in PET vengono suddivise anche manualmente. È un'operazione impegnativa che evidenzia quanto sia importante che nei contenitori per la raccolta di PET vengano riposte esclusivamente bottiglie per bevande in PET. In seguito, le bottiglie in PET suddivise vengono pressate in balle. Nell'impianto di riciclaggio vengono quindi trasformate in PET riciclato.